Allora, pensavo di aver sbagliato, invece non è così. Posso dire assolutamente presidente Pannella del Partito Radicale Transnazionale, di nuovo all'Atronico per presentare nuovamente un libro di Maurizio Bolognetti. Lo dicevamo anche con l'autore, e l'onorevole Pannella ha valorizzato, ecco, questo nuovo volume, dicendo che andrebbe, insomma, fatto leggere anche nelle scuole. Quindi forse il complimento più bello poi per Maurizio. Sì. Ma guardi, io comunque di una cosa sono certo, e naturalmente non potrò io verificare la soddisfazione di aver ragione. Fra decenni questo libro resterà come un classico e continuerà a essere letto come un classico della storia contemporanea nostra. Onorevole, lei è abruzzese, l'Abruzzo, la Basilicata sono regioni con assolutamente contatto. Ecco, si aspettava che questa regione, descritta come, insomma, un'isola tranquilla, un territorio verde incontaminato, che poi, ahimè, insomma, grattando poco, insomma, sono emerse tutta una serie di contraddizioni, almeno di contraddizioni. Certo, aspettarselo. Io so, e questo sempre saputo, che nel nostro paese, nel nostro territorio, esistevano fermenti di alterità, non solo di alternativa, rispetto a questo quasi centennio, perché la partitocrazia fascista è nata nel 1921. Poi abbiamo avuto 6 o 7 anni di parentesi, e poi è continuata la partitocrazia detta antifascista, erede di quella fascista. Quindi diciamo che nel 2021 sono 100 anni, tranne una parentesi di pochi anni, di antidemocrazia, e sono assolutamente certo che arriveremo a realizzare nel centenario, ma anche prima, una storia diversa da quella dell'ultimo centennio italiano, a livello della storia di un Mediterraneo, di un'Europa e soprattutto di una Italia che ha saputo dare testimonianze antropologiche, culturali ed umane, credo molto importanti e positive e vitali. Onorevole, la testata giornalistica che la sta intervistando ha una estrazione cattolica. Lei questa sera ci ha affascinato per alcuni concetti davvero splendidi sul Papa, ma non solo, perché poi è andato anche oltre. Ha parlato di Emilio Colombo, che insomma, qui è un personaggio importante, che però paradossalmente non tutti hanno voluto ricordare nel modo che forse meritava. Ma il primo a farlo è stato Maurizio Bolognetti, quindi diciamo magari poteva essere anche più difficile che io avessi un buon rapporto con il democratico cristiano federalista europeo Emilio Colombo, come d'altra parte tutto il federalismo europeo in Europa ha avuto Schumann, Colombo, De Gasperi, è stata la componente fissa dell'alternativa federalista europea, che quindi è anche federalista mondiale nella prospettiva. Chiedo scusa, ma quello che potrei dire è che nel mio Abruzzo, per esempio, tutto quello che è il mondo democristiano sopravvissuto, un po' come tale o no, ufficialmente c'era Remo Gaspari che 10 giorni prima di morire, proprio 10 giorni, 12 giorni, diceva: io posso andarmene tranquillo perché la nostra generazione ha dato quello che doveva dare e che resterà. E dice: ah sì? E allora viene fuori sto Ziremo che io avevo, lui dice, cresimato come Ziremo. Dice: io sono sempre stato Remo, poi è venuto questo qua e io sono diventato Ziremo. E lui dice in televisione questa cosa, dice: sì, io credo che queste nostre generazioni, se non altro con Marco Pannella, davvero hanno dato quello che potevano dovere
alla nostra regione, non solo. E per un altro verso è vero che, pur in polemica su alcune cose, io a un certo punto dissi: ma Remo Gaspari, ma Remo quell'altro, no? E zi Remo, e da quel momento immediatamente è venuto zi Remo per tutti quanti e anche per lui. Poi devo dire, per esempio, sono di Teramo, ho avuto, diciamo, su alcuni fatti precisi dei momenti di opposizione su questioni, diciamo, provinciali di Teramo. Il leader democristiano era Tancredi, Tonino Tancredi, con suo figlio adesso Paolo e i suoi figli Paolo e Marco, che sono entrambi anche loro doppia tessera del Partito Radicale, e sono parlamentari, l'uno del PDL e l'altro del PD, quindi questa cosa ha profonde radici. D'altra parte, a Teramo non si stupiscano, perché io mi chiamo Giacinto Marco e so Giacinto perché c'era un prozio monsignore Giacinto, e invece di darmi il nome del nonno mi hanno dato il nome del prozio, e dicono che un po' buon sangue non mente, anche se proprio il sangue del monsignore non dovrei avercela, insomma. Onorevole, lei ha detto: attualmente è meglio lo Stato Vaticano che lo Stato italiano. Ho detto: se io oggi dovessi scegliere fra lo Stato città del Vaticano, io ho proposto che sia possibile la doppia cittadinanza, ma l'ho proposto ufficialmente 10 anni fa, quindi non è di adesso, fra gli Stati città del Vaticano, ma da ampliare a tutti quanti gli Stati pontifici precedenti, dicendo si poteva scegliere la doppia cittadinanza, annunciando 10 anni fa che avrei scelto per speranza anche quella dello Stato città del Vaticano. Adesso, dinanzi al fatto che è noto che Giovanni Paolo II ufficialmente, devo riconoscerglielo, mi voleva molto bene ufficialmente in tutti i modi, e quando lui se ne andò, noi manifestavamo durante l'agonia a Piazza San Pietro, mettendo, io avevo, c'ho le foto, Giovanni 24, perché adoravo anche Giovanni 23 per via del Concilio, e lo avevo conosciuto quando era però lui rappresentante a Parigi, ed era il primate, sì, non c'è apostolico a Parigi. Ma dietro c'avevo Viva Francesco I. Allora, è venuto Papa Ratzinger, che sembrava proprio l'opposto, ma grazie alle vicende umane, e magari anche non solo quelle umane, Papa Ratzinger è quello che ha provocato un miracolo. Un padre gesuita, perché non francescano, non cappuccino, un padre gesuito, espressione di un gruppo, tra l'altro, di padri gesuiti che facevano parte un po' delle gerarchie ecclesiastiche anche da diverso tempo, che viene su, sceglie di chiamarsi Francesco, e noi tutti sanno che noi giravamo con questo Francesco I, perché non avevamo pensato che poi mettere primo non aveva senso, no? E quindi a questo punto, l'altro giorno mi è venuto da dire, una delle tante cose che lui sta facendo, dico: ma che amore di Papa che ci abbiamo, è un po' familiare, però è così, è quello, è perché, ma se pensiamo, lui va a Lampedusa e noi proprio in quei giorni avevamo proposto fra i nostri referendum l'abolizione della Bossi-Fini, esattamente la stessa cosa. Lui è andato per dire: veniamo qui a Lampedusa a ringraziare Lampedusa, che ha saputo accogliere, non come criminali e via dicendo, ma come fratelli, quelli che riuscivano ad arrivare fin qui invece di essere costretti a morire ammazzati nel Mediterraneo con i respingimenti della Lega o cose di quest'altro genere. Onorevole, per concludere, a novembre sarà nella
lista per le regionali? No. Uno scoop? Allora no, ah no, diciamo una cosa, io ho proposto formalmente, come auspicio evidentemente, che ci sia una lista di cui ho anche provato a dire il nome, per la Basilicata, o Lucania, Basilicata, democratica, cristiana, liberale. E ho detto che se, come mi parrebbe normale, Maurizio Bolognetti fosse fra i capilista di questa lista, come ho già fatto nelle ultime elezioni, mi candiderei anch'io, in questo caso, all'ultimo posto della lista, con magari altri, Elisabetta Zapparu, altri esponenti nazionali e transnazionali radicali. Tutto qua, quindi l'auspicio, spero che quello che possa accadere. Lei ha sottolineato una cosa molto importante, con quelle personalità politiche attuali che hanno fatto una scelta di doppia... Coraggiosa, di fidarsi, certo, ho voluto enumerarli tutti, dicendo che in effetti ciascuno di noi ha storicamente delle contraddizioni. Figuratevi quanti mi diranno, ah tu sei l'anticlericale, mo paese che amore le papa, no, la contraddizione è apparente, assolutamente, perché non c'è, perché ho sempre creduto moltissimo nella religiosità e ho avuto riserve, come ce l'ha avuto il Concilio Vaticano II, nei confronti dei concordati fra due Cesari, il Cesare dello Stato e poi il Papa che è anche Cesare. Adesso proprio abbiamo questo amore di Papa che tutto gli passa per la testa, tranne di essere anche Cesare, tant'è vero che prima di nominare un segretario di Stato, pare che non si nomina manco, lui cosa ha fatto? Ha attribuito a 8 cardinali, 2 per continente, appunto per dire è la Chiesa, non è lo Stato, città del Vaticano e via dicendo. E quindi proprio la Eugenio Scalfari, non so se ha letto... Ma chi è Eugenio? Ma quello non ha mai capito niente. Un articolo proprio di queste ore dice... non ci potrà essere un Papa Francesco II perché la Chiesa, se non avesse avuto un San Paolo e quindi una persona che in qualche modo impersonificava il potere, non poteva reggere per 2000 anni. Sì, ma perché? Perché lo Scalfari che lei ha nominato ha una caratteristica, è stato radicale e poi tutta la sua vita è stata... Dopo di essere stato radicale è stato socialista, è stato antiradicale, antisocialista, anti tutte quante le cose che è sempre stato per i cavoli suoi, appunto, e quindi a questo punto la sua autorevolezza per dare giudizi di questo tipo, francamente non so dove la trovo, magari è quella bella immagine che si è fatta con la barba così, insomma, tutto qui. No. Sono assolutamente convinto. Lei è per un Francesco I e anche per un Francesco II. Sì, no, ma nel senso, non dimentichiamo che Benedetto Croce, che ha scritto il libro Perché non possiamo non dirci cristiani, c'è un altro grande, anche radicale, diciamo, che contemporaneamente ha scritto Perché non possiamo dirci cristiani, ma perché lui faceva coincidere il termine cristiano con quello della Controriforma, che oggi, devo dire, dopo quel concilio e adesso ho proprio l'impressione che la Controriforma la possiamo lasciare a Scalfari. Grazie. Prego.